Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi video raffica di mercato a poche ore dalla chiusura della finestra estiva del calciomercato, notizie in uscita ma soprattutto in entrata, trattative chiuse, definite, ufficiali, arenate, riaperture. Abbiamo tanta carne a fuoco, partiamo subito, ma prima di partire ragazzi vi ricordo il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i profili tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com con continui aggiornamenti, notizie, news, mercato, prima squadra, squadra femminile, primavera, foto, video, tutto ciò che riguarda il mondo del Milan a 360 gradi, senza filtri e nel massimo della lealtà e della sincerità. Partiamo. Allora, partiamo dal mercato in uscita. I nomi in uscita sono fondamentalmente due, sono Conti e Castiglico. Conti interessa Genoa, Sampdoria, Cagliari. Dispiace per il ragazzo che non è riuscito a imporsi al Milan, però è arrivata l'ora di dirsi addio. Ragazzo che ricordatevi la Sampdoria, ne riparleremo poi in ottica mercato in entrata. Se non si dovesse riuscire a chiudere nessuna di queste trattative, non è da escludere l'ipotesi di una rescissione contrattuale per Conti. Per quanto riguarda Castiglieco, per tutta l'estate si sono susseguite voci dalla Spagna, l'ultima era il Getafe che si diceva essere pronto a tornare alla carica dopo la cessione di Cucurella a Brighton. Non è arrivata nessuna offerta ufficiale presso la sede del Milan e si è riaperta, non era mai stata citata prima, si è aperta una clamorosa ipotesi italiana con la Sampdoria che sarebbe interessata a Castiglico, e da questo ci colleghiamo al mercato in entrata, perché questo canale con la Sampdoria potrebbe significare una riapertura per Damsgaard, pallino che non è mai passato, non se n'è mai andato via dalle menti della dirigenza rossonera. Sarebbe un profilo interessante e per l'età e per la duttilità, perché sulla tre quarti può ricoprire tutti i ruoli, sinistra, destra, centrale. Potrebbe quindi riaprirsi questa trattativa per un ragazzo che è esploso e nello scorso campionato, ma soprattutto all'europeo, dimostrando veramente qualità molto molto interessanti. Nel frattempo ieri è diventato ufficiale Bakayoko, un ritorno gradito. In uno dei prossimi video faremo un'analisi del mercato, ma già il fatto che Bakayoko 2 anni fa era un titolare indiscusso e oggi arriva per essere la riserva di Kessié vi deve far capire l'aumento di livello, il miglioramento che c'è stato nella rosa del Milan negli ultimi tempi. Comunque è un ritorno gradito, perché un conto era giocare con Meite l'anno scorso, oppure un conto è giocare con Krunic adattato, un conto è giocare con un calciatore importante, dalle qualità importanti, degno alter ego di Kessié. Quindi ufficiale Bakayoko, ricordiamo in prestito biennale con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Milan ieri ha chiuso anche per Yacine Adli del Bordeaux, per una cifra di circa 8 milioni più bonus. Per tutta la durata della trattativa si era parlato di 10 più bonus, più percentuale, 12-13. Il fatto che si sia chiusa a cifre più basse è dovuto probabilmente al fatto che Adli non arriverà subito a Milan, ma rimarrà in prestito un anno a Bordeaux. Quindi cominceremo a godercelo dall'anno prossimo, quando arriverà più pronto al Milan.
Detto questo, prima di continuare con le notizie, vi voglio ricordare che Pioli, nella conferenza stampa post Milan-Cagliari, ha detto che probabilmente arriveranno un paio di acquisti, oltre Bakayoko. Ora, non credo che Adli sia da considerare un nuovo arrivo, perché di fatto arriverà l'anno prossimo. Quindi, che cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci sicuramente un acquisto. Ora, o due, uno il trequartista, uno l'ala destra, o uno che possa fare entrambe. A questo proposito è da segnalare la trattativa renata per Febvre del Brest. Il club francese ha preso molto sul personale l'atteggiamento del ragazzo, che aveva rifiutato di partire con la squadra nel weekend per la partita contro lo Strasburgo. L'ha presa un po' sul personale, non è mai scesa dalla valutazione, dalla richiesta di 15 milioni. Milan ci ha provato, prima 10 più 2, poi 12 effettivi. Al momento la trattativa si è arenata, è chiusa. A meno di riaperture clamorose, non vedremo Febvre con la maglia del Milan. E allora i nomi che restano al vaglio sono quello di Corona per l'auto di destra, Porto, che è un club con il quale è sempre difficile trattare. Nei giorni scorsi la trattativa si era un po' bloccata per il fatto che il Porto sembrava non sentirci. Il fatto che il Porto sia stato sorteggiato nello stesso girone di Champions con Milan potrebbe aver ulteriormente complicato la questione, però è un nome che resta ancora lì. Fin quando non si chiude il mercato, potrebbe essere un'opzione. Ieri l'emittente statunitense ESPN e dalla Spagna Marca davano praticamente per conclusa la trattativa che avrebbe visto James Rodriguez approdare a Milan. Riportano di una trattativa chiusa, di un acquisto a parametro zero, a zero praticamente, nonostante il contratto in scadenza del 2022. Si potrebbe spiegare che abbia rescisso con l'Everton, visto che non rientra più minimamente nei piani della squadra inglese, e si sia accordato a zero con il Milan. Dicono che per oggi è previsto l'annuncio verso le ore conclusive. Non ci sono dei riscontri in Italia, noi vi diciamo la verità, non ci sono dei riscontri in Italia. Poi, se la trattativa dovesse concludersi, dovesse palesarsi e essere confermata, noi saremo solo contenti di accogliere un giocatore dal valore assoluto, che deve solo risolvere dei problemi fisici che un po' ne hanno limitato la carriera. Questi sono i nomi. Io credo che alla fine uno o due li faranno, due acquisti li faranno. L'ultima voce, scusate, è quella da segnalare di un interessamento del Milan per Miranchuk, voce uscita ieri. L'Atalanta non si è dimostrata chiusa a prescindere su una cessione del ragazzo. È chiaro che a poche ore è un po' difficile, perché dovrebbe trovare il sostituto, ma tant'è, Sky riporta questo interessamento del Milan per Miranchuk, profilo già seguito l'anno scorso, soffiatoci proprio dall'Atalanta. Vedremo se si concretizzerà, ma non credo che ci daranno un calciatore che possa venire a rinforzarci e privarcene loro, considerate che sono una nostra concorrente diretta. Per concludere, dico che io penso che alla fine la dirigenza rossonera, come spesso fa, ci riserverà un nome che praticamente non è mai uscito sui giornali.
o comunque sia trattato lontanamente, forse mai nemmeno accostato, nemmeno per sbaglio. I nomi sono tanti, tra cui anche un as del Napoli, per il quale però Spalletti lo ritiene incedibile. Vediamo, saranno ore frenetiche, ore che regaleranno uno o due acquisti alla rosa di Mister Pioli. E a noi non ci resta che aspettare e tifare. Domani faremo le valutazioni del caso. A tant'è. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Vi ricordo il like, vi ricordo l'iscrizione, di attivare la campanella. Seguiteci su tutti i social, link in descrizione. Veniteci a seguire sul nostro sito di www.acmilaninside.com. È sempre Forza Milan. Abbiate fiducia, non ci deluderanno. Se ci deluderanno, criticheremo. Ma fino a stasera, che il mercato è aperto, fiducia. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan nel cuore. Cuore rosso nero, rosso nero.